Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio essere un po' polemico, mi perdonerete. Mi sono fatto un bel file di testo con tutto quello che devo dire oggi, perché oggi facciamo veramente una carrellata per rispondere ad alcuni commenti che stanno arrivando nelle ultime settimane, ma anche negli ultimi giorni, proprio freschi freschi, di persone che dicono sì, qui si parla tutti i giorni, si discute, si dicono tante cose, si immagina la Juve, ma di ufficialità neanche l'ombra. Giuntoli sta dormendo, non si sta andando avanti, la Juventus alla fine chiacchiera ma non agisce. No, perché il fatto che non ci siano trattative ufficiali concluse in entrata non significa niente, anche perché non è ancora il primo di luglio, quindi quando scadono i contratti, quando si inizia a entrare nel mese al vero del calciomercato, e non è che in Italia veda tutti questi club che hanno annunciato chissà quali acquisti, eccezione fatta magari per gli accordi di parametri zero che erano stati presi nei mesi precedenti. Io non vedo questa roba qui. E le persone che nei confronti di Giuntoli hanno questa voglia di critica, che secondo me è una critica a prioristica e infondata, rispondo con il meme del momento, e cioè lasciatelo cucinare. Giuntoli sta facendo lo chef, sta prendendo tutti gli ingredienti e sta mettendo nella pentola per fare una deliziosa leccornia. Quando andate al ristorante e ordinate qualcosa di buono, bisogna aspettare, perché c'è un tempo per fare le cose fatte bene, e secondo me ci stiamo muovendo con largo anticipo. Poi non è vero che di ufficialità non ce ne sono, perché basti pensare che la Juventus ha ceduto ufficialmente Caio Jorge a 7 milioni più una percentuale sulla rivendita, che è diventata una sorta di marchio di fabbrica, possiamo chiamarlo così, delle operazioni che sta cercando di chiudere Giuntoli. Questa è già un'ufficialità. La Juventus si è messa in saccoccia diversi milioni che non pensava nemmeno di poter ottenere per un giocatore che era ormai caduto nel dimenticatoio e che aveva fatto fatica anche a Frosinone, in una squadra che è retrocessa malamente nella seconda parte di campionato, e dove Caio non ha brillato, anzi, ed era stato panchinato da un Khedira, certo, dopo un tremendo infortunio, che comunque solitamente un infortunio del genere va a ridurre anche il valore del cartellino di giocatore. Invece è stato ceduto a tanti bei soldini, che sono denaro fresco da immettere sul mercato o tenere nelle casse, sicuramente una plusvalenza che fa bene al bilancio. C'è sempre il discorso del gatto di Gregorio, cioè quello è chiuso, manca soltanto visite mediche, annuncio ufficiale, se non forse solo l'annuncio ufficiale, con la volontà di cedere Szczęsny per alleggerirsi di un ingaggio pesante e avere tanti anni in meno sul portiere titolare. Quella è un'operazione che dal punto di vista societaria è super coerente, poi dal punto di vista sportivo vi ho già spiegato quelli che sono i miei dubbi, ma dal punto di vista societario è super coerente, super corretta. Abbiamo Douglas Luiz che ha finito le visite mediche, quindi anche qui a breve arriverà l'annuncio, cioè tra Di Gregorio e Douglas Luiz è soltanto questione di tempo, è pari o dispari, è mama non mama con la margherita da sfogliare, sono già due colpi in entrata, sono due colpi fondamentali, perché stiamo parlando di due giocatori che saranno titolari, quindi di conseguenza anche Barrene Cea e Ealing, giocatore in scadenza che non voleva rinnovare, che vanno a giocare in Premier League, la Juventus consegna Barrene Cea e Ealing in scadenza più 28 milioni di euro complessivi di bonus per un giocatore titolare, che significa che Giuntoli sta utilizzando molto bene quelli che sono i prodotti del vivaio sui quali la Juventus non ha interesse nel puntare, si genera una plusvalenza super positiva dato che questi giocatori erano a bilancio per un tozzo di pane, e anche qui si va a inserire una piccola percentuale sulla rivendita che comunque sposterà in un secondo momento, lo dicevo prima, marchio di fabbrica di Giuntoli. Notizia delle ultime ore che nella Fiorentina tutto fatto, 13 milioni più 5 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili. Io ho letto tanti commenti di persone che dicevano ma non è un po' poco, solitamente noi quando andiamo a trattare un calciatore la Fiorentina ci fa dei prezzi alti, noi un giocatore come Ken che avevamo pagato tanto lo vendiamo a poco. Allora intanto non è che se la Juventus sbaglia ad acquistare con una dirigenza precedente un giocatore come Kane a 37 milioni, allora poi la società che te lo va a comprare deve andare a coprire il tuo investimento. Non funziona assolutamente così. Non funziona assolutamente così. Fermo restando che Kane, acquistato a 37 milioni su base quadriennale, genera un ammortamento del cartellino pari a poco più di 9 milioni di euro all'anno. E dato che mancava un anno alla scadenza del cartellino di Kane, significa che erano rimasti soltanto 9 milioni di euro a bilancio.
13 più 2 facilmente raggiungibili sono 15, significa 6 milioni di plusvalenza pulita su un giocatore che è fuori dal progetto, che era stato ceduto a gennaio in prestito, che ha fatto 0 gol nell'ultima stagione e che è anche questo un prodotto del settore giovanile della Juventus. Quindi in realtà si è messa una bella toppa su un'operazione che era stata considerata disastrosa dal punto di vista tecnico ed economico da una precedenza, da una dirigenza precedente. Quindi anche qui ci si è mossi molto bene, non sono pochi, anche perché ragazzi io davvero faccio fatica a ricordare delle grandi cessioni a titolo definitivo negli ultimi anni di giocatori di seconda linea. Mi viene in mente De Ligt, che abbiamo ceduto per tanti soldini, poi li abbiamo reinvestiti su Bremer. Ma io magari mi sbaglio, ma giocatori di seconde linee ceduti a dei buoni soldini come quella di Kane alla Fiorentina, anche perché con il trasferimento italiano solitamente fatichiamo a vedere anche dei milioni di euro, beh, per me è un'ottima operazione. Su Thuram si tratta, e si tratta molto intensamente, anzi si vuole provare a chiudere a breve, il che significa che probabilmente il tavolo legato a Rabiot, che si sta analizzando in parallelo, è andato a finire male con il giocatore che si sta continuando a tutelare prendendo tempo, e con la Juventus che non ha voglia di aspettarlo. Quindi significa che si sta ragionando anche sul rinnovo di contratto di un giocatore che, se non rinnova, c'è già il piano B pronto. E si vuole piazzare Milik, e si vuole piazzare Kostic, e sono giocatori che sono stati anche proposti proprio ai francesi in cambio di Thuram per cercare di abbassare il valore del cartellino. Un giocatore in scadenza, ne abbiamo parlato ieri, c'è un bel video qui sul canale che potrebbe diventare un colpo interessante. Su McKennie ci si era provato, cioè abbiamo provato fino all'ultimo su McKennie, poi lui voleva una buona uscita, voleva più soldi, non si è fatto niente, è rimasto lì, è separato in casa, voce dell'ultima ora, c'è un interessamento del Fenerbahce di Mourinho. Se si riesce a cedere McKennie, che è un giocatore in scadenza, magari il Fenerbahce ha disponibilità più elevata dal punto di vista dell'ingaggio, anche qui diventa un'ottima operazione. L'altro giorno parlavamo di alcuni interessamenti della Premier League, soprattutto Newcastle per Gatti, non c'è ancora un'offerta, non c'è ancora una trattativa, però ipotizzare di vendere un giocatore come Gatti a 20, 25, addirittura si era letto anche 30 milioni, che secondo me non saranno mai 30 milioni, sarà più sui 20, 25, sarebbe un'ottima operazione per avere dei soldini freschi in tasca, e anche qui una plusvalenza, perché Gatti l'avevi pagato 7,5, McKennie l'avevi pagato una ventina, non so quanto rimanga ancora di ammortamento del cartellino. Quindi cedendo McKennie anche qui andresti a fare una plusvalenza, e sono tutte plusvalenze vere, sono tutti giocatori che hanno soltanto un anno di contratto e che quindi l'ammortamento del cartellino è molto basso, ricevendo un'offerta che magari può sembrare bassa in un primo momento, ma che è alta per via di quelli che sono i costi di gestione, diventa tutto di guadagnato. Quindi non è una roba da sottovalutare. Poi ragazzi, cioè, ufficialmente sono usciti Alessandro, Pogba e Allegri, e voi direte vabbè, e quindi Alessandro, Pogba e Allegri erano tre degli ingaggi più pesanti della Juve, se aggiungiamo quello di Szczęsny, dato che si sta provando a cedere, immaginare un bel taglionetto dal punto di vista degli ingaggi ai giocatori della Juventus, beh, andrebbe a mettere la Juventus anche finanziariamente molto al sicuro. Poi c'è quello di Vlahovic, che sicuramente diventerà argomento e tematica di discussione per il futuro, perché quelle cifre alla Juve oggi non possono essere guadagnate e se ne parlerà. Però per il momento gli ingaggi più pesanti, che erano quelli lì, sono stati tutti limati, sono stati tutti tagliati. Lo stesso Bremer aveva rinnovato al ribasso con l'inserimento di una clausola che parte dall'anno prossimo, e di un altro giocatore che potrebbe partire l'anno prossimo. Ma intanto, per il momento, la Juventus taglia. La Juventus si mette al sicuro da questo punto di vista. Poi si proveranno anche a fare altre operazioni, si proverà a far partire De Sciglio, che è un giocatore che ormai non è più né carne né pesce alla Juventus. Lo stesso Miretti potrebbe uscire in prestito a titolo definitivo, in prestito con obbligo di riscatto. Vedremo se Thiago Motta avrà la volontà di tenerlo, magari sulla tre quarti, dato che si potrebbe inserire anche lì. C'è anche Nicolas Caviglia, che è un giocatore che potrebbe uscire, e si sta parlando con il suo procuratore, che è Lucci, per trovare la sistemazione migliore. Guarda caso Lucci è anche lo stesso procuratore di Calafiori, che sta giocando un ruolo determinante nella possibilità di sbloccare la trattativa e portare Calafiori alla Juventus. Quindi anche lì si sta cercando di giocare su più tavoli contemporaneamente per trovare gli incastri giusti. Non sottovalutiamo anche i rapporti con i procuratori, che nel calcio di oggi sono fondamentali.
Poi c'è la questione da risolvere legata a Chiesa, un anno di contratto in scadenza, si sa, se non lo rinnovi lo devi vendere, e quindi dopo l'europeo si andrà pesante sulla situazione Federico Chiesa, com'è? A breve si inizierà a ragionare davvero su Wisen e su Le, che sono giocatori anche qui del vivaio, che però hanno delle valutazioni più elevate. Uno, Wisen, vorrebbero anche inserirlo nella trattativa che porta Cobb Mainers per abbattere un costo elevato, ma anche lì Calafiori e Cobb Mainers hanno già l'accordo con la Juve, quindi Giunto le ha già parlato anche con loro, si deve trovare soltanto l'accordo col Bologna e l'Atalanta, soltanto per modo di dire, perché non sarà facile, però ci metti magari dentro Wisen, abbassi il valore della richiesta economica e riesci a portarti a casa un giocatore fenomenale come Cobb Mainers. Su lei un giocatore che la Juve vuole cedere al fronte di un'offerta di 40 milioni di euro cash, se non arriva si valorizzerà il giocatore, che è un giocatore che ha fatto vedere cose molto interessanti. Si sta monitorando anche degli esterni, c'è Greenwood, che è un nome che abbiamo già fatto tante volte, ma soprattutto se c'è Sancho, che nella testa di Giuntoli probabilmente è il colpo in caso di partenza di Chiesa. Esce Chiesa, prendo Sancho, Chiesa in scadenza di contratto, mi sembra anche qui un discorso che dal punto di vista finanziario, dal punto di vista societario, fila alla perfezione. C'è da trattare con Sancho per l'ingaggio, ma Giuntoli non vuole regalare dei soldi, lo stiamo vedendo, anzi del 2 vuole abbattere i costi di gestione, quindi non andrà ad offrire dei contratti folli a dei giocatori che guadagnano delle cifre fuori mercato, perché magari negli anni precedenti i club che li hanno tesserati hanno sbagliato, ma la Juve non vuole fare questo errore oggi. La Juve di oggi è una Juve autosostenibile, una Juve che cede i pezzi che non le servono più, cerca di monetizzare, di massimizzare gli ingressi anche sui giocatori che non sono utile al progetto e che non vuole assolutamente più regalare soldi. Non vuole più regalare soldi. Si lavora su Morata, che ha una clausola di 12 milioni, magari si proverà a limare pure quella, perché se partan sia che anche Milik, poi serve un attaccante di riserva, e immaginare Morata come vice io credo che possa essere considerato un lusso in Serie A. Poi magari mi sbaglierò, anche se ha 32 anni Morata, penso che Morata come vice sia davvero un lusso per quella che è la Serie A. Poi ragazzi, sono tutte piste, cioè tutte queste robe che abbiamo detto sono piste, e poi magari ci sono anche tutte quelle idee che non sono ancora venute fuori o che si stanno mettendo sul tavolo o che verranno fuori più avanti e che oggi non posso nemmeno raccontarvi. Non significa che la Juve farà tutte queste operazioni, attenzione, non significa che facciamo Di Gregorio, Douglas Luiz, Calafiori, Cobb Mainers, Morata, Thuram, Sancho, no, non vi sto dicendo questo, però vi sto dicendo che la Juventus al 28 di giugno alcune operazioni le ha già chiuse, altre le ha già intavolate, alcuni accordi con i giocatori ce li ha, alcune cessioni sono state rifinite, alcuni giocatori sono stati informati di trovarsi una sistemazione. Io guardo anche il resto della Serie A, non vedo questo grado di organizzazione. Ve lo dico proprio tranquillamente, abbiamo fatto anni che eravamo lì, che ci dicevamo, oh, navighiamo a vista, giorno dopo giorno ci svegliamo, quello che succede succede, siamo in balia degli eventi, oggi noi gli eventi li stiamo cavalcando, li stiamo creando, li stiamo generando. Poi, ripeto, se c'è qualcuno che vuole essere negativo, che lo faccia pure, non significa, guardate, la Juve potrebbe anche comprare tutti i giocatori che vi ho elencato e comunque non fare una stagione all'altezza, perché non c'è scritto da nessuna parte che comprando quelli vinci la Serie A, fai semifinale di Champions e finale del Mondiale per club, no, non c'è scritto da nessuna parte, però sicuramente vedere organizzazione e voglia di lavorare così intensamente già il 28 giugno con così tante trattative già intavolate, per me è una cosa solo che positiva. Ripeto, ognuno è libero di vederla come vuole. Se uno vuole soltanto il comunicato ufficiale, allora il consiglio che vi posso dare è portate pazienza. Cioè, se la critica si basa sul fatto che sì, però le ufficialità non ci sono, portate pazienza, perché le ufficialità arriveranno. Ma una richiesta sola ve la voglio fare: lasciate cucinare Cristiano Giuntoli, perché sta dando un colpo al cerchio, un colpo alla botte, e cioè sistemare i conti e cercare di migliorare la squadra, la Juventus, anche dal punto di vista sportivo, dal punto di vista tecnico. Thiago Motta ha avuto delle richieste, giustamente, nuovo allenatore, va accontentato, e secondo me Giuntoli sta lavorando al meglio. Miei 2 centesimi, non voglio convincere nessuno, però spero almeno la pulce nell'orecchio di quelli che oggi sono un po' più critici di averla messa. Fatemi sapere la vostra cosa nei commenti. Ciao a tutti e forza Juventus, lasciatelo cucinare.